Da Sofia Loren a Carlo Verdone, da Monica Vitti a Stefano Accorsi. Sguardi sul cinema è una mostra di 28 ritratti di alcune delle star più famose del cinema italiano esposte a Palazzo del Collegio Raffaello di Urbino fino al 20 novembre. Opere che a guardarle sembrano dei veri capolavori realizzati con materiale ad hoc. Opere che a guardarle bene sono dei veri capolavori realizzati con rifiuti e materiali riutilizzati. Da frammenti di celofan a pezzetti di tende da sole, dagli accessori in metallo ai flaconi di farmaceutica. Sono diversi gli scarti usati dal gruppo SCART, il progetto del gruppo ERA che da oltre 20 anni trasforma gli scarti in opere d'arte. Luci, ombre ed espressioni riprodotte e curate dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna, sotto la cura di Maurizio Gianni, ideatore del progetto SCART. Abbiamo avviato questo progetto per dare una seconda vita a quella materia estremamente interessante perché molto eterogenea, colorata e quindi suggeriva agli studenti che hanno avuto l'opportunità di lavorare intorno a questo progetto delle situazioni estremamente interessanti. Poi ridare vita alla materia facendola diventare un'opera d'arte è sicuramente il riuso più nobile che possiamo dare a quella materia. Io ringrazio il gruppo ERA, il curatore che ha realizzato questa mostra che l'ha voluta esporre ad Urbino, come già è stata esposta in altri luoghi, per far il significato appunto dell'arte con il riciclato di prodotti che noi consumiamo ogni giorno e che possono riavere vita anche nell'arte. Quindi è un insegnamento importante nella città di Urbino, che è una città legata alla cultura, alla storia, all'arte, che chiaramente attraverso questo messaggio che vuol dare questa mostra sicuramente è un grande significato educativo, perché chiaramente il riciclo è uno degli elementi fondamentali per l'economia circolare di cui tanto parliamo, però bisogna metterla in pratica. Va ricordato anche che al di là del merito dell'azienda, quello che è bello da ricordare è che tutto questo viene realizzato da dei giovani che sono fuori ancora dal mondo del lavoro e che con entusiasmo partecipano attraverso le scuole d'arte a questa iniziativa, dalla scelta del materiale per terra che trovano nella raccolta presso la nostra società alla costruzione di questi prodotti artistici che sono decisamente accattivanti.